Buongiorno a tutti. Oggi 20 novembre 2018 ci troviamo sulla diga di Senise, uno degli invasi più grandi d'Europa. Qui si raccoglie l'acqua potabile che poi raggiunge il Metapontino e la bevono i cittadini anche della Puglia, oltre che della Basilicata. Quindi siamo venuti a fare delle verifiche con un campionatore accreditato questa volta, perché le volte scorse siamo venuti con il fai da te, quindi per non avere polemiche, subire critiche di alcun genere, questa volta invece ci siamo attrezzati nel modo giusto. Certo, questa cosa qua la devono fare ancora le associazioni. Nella volta scorsa trovammo tracce di solventi, di idrocarburi. Questa volta vedremo cosa di buono troveremo in quest'acqua. Le associazioni con i cittadini si sono autofinanziati, alla faccia dei sindaci del Metapontino, che continuano a dormire sulle loro poltrone, a fregarsene della salute dei cittadini. Forse dovrebbero venire loro, si debbono mettere gli stivali, questi gli stivali, si chiamano stivali, si mettono gli stivali come facciamo noi, si fanno una bella scampagnata e vengono loro con i soldi delle compensazioni ambientali, il cui destino non sappiamo cosa se ne fanno. Allora il nostro appello, noi non è che veniamo e vogliamo essere ringraziati dai cittadini, l'esibizionismo, perché alcuni dicono che lo facciamo per esibire, noi non ci vogliamo venire più, ma noi non dovremmo venirci più. Ecco, questa cosa qua la devono fare appunto i sindaci, i tecnici dei comuni del Metapontino, che si debbono attrezzare con i soldi che già hanno in cassa, invece di vergognosamente affidarsi alle risorse dei cittadini che si autotassano, per venire a fare, impiegare il tempo e le loro risorse. Le risorse già ci sono ed è vergognoso che continuiamo a farlo noi. In questa diga, come sanno benissimo tutti i sindaci, anche di Ginosa, ci sono anche degli scarichi industriali e civili. Vorremmo capire, l'abbiamo già chiesto mille volte, ma vergognosamente fingono di non sentire. Vorremmo sapere quali iniziative intendono fare per cercare di approfondire questa questione. Qual è lo stato di salute di queste acque? E noi aspettiamo fiduciosi che anche loro possano un giorno venire ad occuparsi di questa questione. Quindi cittadini, l'appello è questo, semplicissimo. Noi non vogliamo nessun grazie, non vi chiediamo niente, non vogliamo né grazie né prega, nessuna cosa. Per favore, se volete, rivolgetevi ai vostri sindaci per chiedere di fare le analisi nella diga di Senise, per capire se ci sono delle discariche che possono sversare del percolato, se vengono fatti i controlli sui depuratori civili e industriali. Solo questo, se nell'interesse vostro e dei vostri figli, chiedetelo ai vostri sindaci. Tu immagini queste lesioni che ci stanno, queste lesioni sotto il livello dell'acqua. Vorrei capire da un punto di vista idraulico se c'è una pressione che si può impugnare in queste fessure. Questo vorrei capire.